Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, oggi si inaugura la sede temporanea del Satiro Danzante, una sede che permetterà di ospitare la statua bronzea durante lavori di adeguamento museale e di climatizzazione del Museo del Satiro. Sindaco Crestaldi, può essere questo un primo passo verso una migliore sinergia con la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Trapani per la valorizzazione di quella che, come lei ha lo stesso definito, è il simbolo della cultura di Mazara del Vallo? Con la Sovrintendenza abbiamo una sinergia ormai ben consolidata, ci sono dei progetti che sono stati completati ma ce ne sono moltissimi in cantiere. Voglio dire che per esempio rivaluteremo i mosaici della chiesa di San Nicolò Regale grazie a questa sinergia, perché toglieremo questo orribile involucro che affoga i mosaici e naturalmente questo contribuisce a creare anche un risultato straordinario dal punto di vista della fruizione culturale e turistica. Con la Sovrintendenza questa sinergia c'è, la amplificheremo anche nei prossimi mesi, perché non si finisce mai di fissare dei traguardi ambiziosi, ma voglio rendere atto che questa è una condizione piacevole nella quale si può lavorare con una certa serenità. Il sito è stato scelto perché sia un momento dignitoso nel quale custodire la stessa statua senza la necessità di chiudere alla visitazione di tante persone che vengono da ogni parte del mondo appunto per vedere il Satiro, ma è un fatto momentaneo. Questo luogo è sì un luogo museale immaginato per altre funzioni. Momentaneamente il Satiro starà qui, ancora non è completamente completato, scusate la cacofonia, il percorso per mostrare il Satiro, c'è ancora un problema di illuminazione, ma nel giro di qualche giorno il luogo sarà dignitoso, ma rimane un fatto momentaneo. Invece straordinario è il lavoro che la Sovrintendenza ha fatto per sistemare il Museo del Satiro. Quando il Satiro tornerà nella chiesa di Sant'Egidio troverà una casa più degna, una casa anche più accogliente, non soltanto per il Satiro ma anche per i visitatori. Il Satiro è qui per dire che questa estate non c'è necessità di portarlo da nessun'altra parte. Il Satiro, noi amiamo definirlo il Satiro di Mazara del Vallo, è giusto che stia qui ed è giusto che chi vuole vederlo, così come quando si vuole vedere il Colosseo si va a Roma, è giusto che volendo vedere il Satiro si venga a Mazara del Vallo. Architetto Paola Misuraca, è un'idea che secondo lei non rischia un po' forse di far defluire il flusso dei turisti al Museo del Satiro, essendo questa una stagione ad alta densità di turismo qui per Mazara e per la Sicilia? E poi come pensate di migliorare il Museo del Satiro dopo i lavori di adeguamento e di climatizzazione? Ma intanto devo dire che noi abbiamo fatto di tutto proprio perché la fruizione fosse assolutamente garantita e dirò di più, abbiamo con il sindaco anche delle idee di ampliamento per esempio delle fasce orarie proprio nel periodo estivo per la visita del Satiro. Averlo portato qui in questi spazi dell'amministrazione comunale secondo noi è stata la miglior garanzia per continuare a farlo fruire. Anche la semplice idea che la segnaletica stradale rimane esattamente la stessa perché siamo di fronte alla sede abituale del Satiro, già questo è un indice del fatto che appunto io penso che non ci sarà alcun problema in questo spostamento temporaneo. I lavori devono assolutamente finire entro il mese di ottobre, è un finanziamento europeo, la scadenza ultima per tutti i lavori che hanno avuto accesso ai finanziamenti europei è la fine di ottobre, quindi anche questo deve avere quella scadenza. I lavori consistono intanto in un nuovo allestimento e poi soprattutto nel dotare la chiesa di Sant'Egidio di tutti quegli strumenti e delle apparecchiature per garantire che il Satiro abbia le condizioni microclimatiche ideali per la sua conservazione, quindi per il controllo di temperatura e umidità. Non solo climatizzazione, anche controllo dell'umidità e soprattutto una nuova illuminazione, un nuovo allestimento e speriamo anche una
nuova offerta multimediale. Un'altra idea che serve a migliorare e portare avanti la cultura e la storia della nostra provincia, conservare il satiro, una scoperta del mare di Mazara del Vallo, dare un allestimento come questo è un punto di forza per la cultura, per chi gestisce la cultura di questa provincia. Sicuramente è un punto di forza ed è il punto di partenza per un nuovo allestimento, una nuova fruizione del satiro presso la chiesa di Sant'Egidio. L'idea è di rendere sicuro quel luogo, quindi con una realtà microclimatica migliore che conservi ancora meglio il satiro e permetta a tutti i visitatori di fruirlo in maniera più emozionale, quindi avvolto da video, avvolto da immagini interessanti, ma soprattutto dal rumore del mare, quel mare che ce l'ha regalato. Per i rischi che potrebbe comportare una sede diversa come questa, secondo lei quali sono state le mosse per adeguare una sede come questa a conservare una statua importante come quella del satiro? La statua rimarrà qui solo per un breve periodo, ovviamente abbiamo valutato insieme all'amministrazione comunale, insieme al centro regionale del Stato di Palermo, la possibilità di trasportarlo qua senza che il satiro abbia nessuno shock, né problemi né climatici né di conservazione, quindi i rischi sono stati ovviamente valutati e annullati, grazie anche al fatto che sarà un periodo molto breve, perché alla fine dell'autunno il satiro ritornerà nella sua sede con la nuova allestimento.